Un grande intervento chirurgico ha salvato la vita a un bambino di 9 anni che era entrato in coma durante una partita di pallavolo dopo uno scontro contro la rete. L'intervento riuscito è avvenuto all'ospedale San Pio di Benevento, dove il bimbo è stato immediatamente trasportato in condizioni gravissime. Un TAC ha evidenziato che il piccolo aveva un'emorragia cerebrale. Per risolvere la grave situazione è stato chiamato il professor Giovanni Parbonetti, direttore del Dipartimento di Neuroscienze e dell'UOC di Neurochirurgia del nosocomio, insieme alla sua equipe. Dopo un consulto si è deciso di sottoporre il bimbo di 9 anni a una craniotomia per svuotare l'ematoma. L'operazione delicatissima, durata 2 ore, è riuscita perfettamente. Ora il bimbo sta bene e, secondo quanto si apprende, non ha riportato alcuna conseguenza per l'incidente.